Controlliamo se tutto va, se siamo in linea. Sì, ci siamo. Ci siete? Perfetto, va tutto. Ottimo. Ben ritrovati a tutti i carissimi da casa, ovunque siate, chi al lavoro magari o sta tornando. E ben ritrovati in questa, tra virgolette, seconda puntata di Direttissima, cioè i cosiddetti discorsi ufficiali che vogliamo fare con i nostri sindaci. Momento importante, ecco, anche di dialogo tra virgolette, Chiesa e Stato, ma in realtà è un dialogo che ci coinvolge tutti insieme. Questa sera abbiamo presenti il sindaco di Salizzole, Angelo Campi, e il nostro sindaco di Nogara, Flavio Pasini. E con voi vogliamo dialogare, ecco, interagire, la solita mia parola che ritorna spesso e volentieri tutti i giorni. Queste dirette servono appunto per interagire, intanto per non restare a casa da soli, ma anche per creare momenti di dialogo, di condivisione e anche di comprensione di cosa ci sta succedendo attorno e come insieme possiamo anche andare avanti e credere con speranza nel nostro futuro. Ricordo che chi vuole intervenire in questa serata può scrivere sia nella diretta Facebook sia nei miei canali di WhatsApp al 347-0303-367 oppure su Telegram. Se serve, potete mandarmelo anche alla mail mia che è donmaxlu@gmail.com. Ecco, quindi ci sono tutte le occasioni per poter rimanere in dialogo insieme. Tanto lasciamo un po' la parola ai nostri sindaci, così anche si presentano e anche specifichiamo il senso, ecco, di questa serata. Bene, grazie a Don Massimiliano per darci questa possibilità, a me, collega di Nogara. Ma insomma, per chi mi conosce, sono Angelo Campi, sindaco di Salizzole. Oggi abbiamo qui presente il collega Flavio Pasini di Nogara. Flavio, allora noi stiamo vivendo dei momenti di grandissima difficoltà e bombardati da tutta una serie di normative che ci vengono imposte, di dover controllare, verificare, reprimere ancora di più quelle che sono poi le norme che ci vengono date su quelle che sono le prescrizioni verso i nostri cittadini con ordinanze o con verifiche. Ecco, mentre io parlo per nome del mio comune di Salizzole, Flavio ha l'incombenza anche di una carica importante che è quella di essere presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL 9 e quindi rappresentare di fatto tutti noi nelle varie sedi istituzionali e quindi lui deve fare un po' da cerniera. Da parte che da regia su quelle che sono poi le nostre iniziative o anche tra virgolette assorbire quelle che sono un po' le richieste e interpretarle. Quindi Flavio è se io scarico mediamente ormai il telefono 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio, penso che Flavio lo scarichi molto di più. E quindi ecco, lascio la parola a lui perché vi dica un po' quello che è il nostro muoversi come provincia, come sindaci, come ci muoviamo, come ci riteniamo informati, qual è la nostra rete di informazione. Grazie, Flavio. Bene, grazie collega Angelo per l'invito, Don Max per questa occasione appunto di dialogo. Chiaramente siamo nell'emergenza pura e quindi dobbiamo sempre adattarci a quelle che sono appunto le nuove normative, le disposizioni che spesse volte arrivano di sera, no? Quindi ci trovano impegnati noi sindaci di notte a elaborarle per poi dire il giorno dopo cosa esattamente devono fare i cittadini. È un compito chiaramente notevole, molto pesante a volte, perché la mente è sempre orientata qui, cioè orientata chiaramente da sempre al bene dei cittadini, ma in questo caso anche molto sulla loro salute. Noi siamo chiaramente partecipi di tutto quello che è la vita sociale e quindi nei nostri comuni fino a ieri abbiamo detto ai nostri cittadini uscite di casa, frequentate la parrocchia piuttosto che il mercato, piuttosto che le feste, piuttosto che i locali del vostro paese, perché la vita sociale è chiaramente quella che fa
diciamo che deve essere lo stimolo poi per vivere meglio. Ebbene, in questa occasione ci troviamo da un momento all'altro proiettati in un qualcosa di indecifrabile, di un qualcosa che non abbiamo mai vissuto prima, per fortuna, ma che ci mette alla dura prova dei fatti, e quindi dobbiamo dare delle risposte e dobbiamo dire ai nostri cittadini: state a casa. Ecco, quello che più mi pesa in questo periodo è il dire: non dovete andare fuori, dovete stare a casa. Noi che abbiamo vissuto tanti anni per dire uscite, adesso diciamo il contrario. Però noi diciamo il contrario per il bene di tutti, perché chiaramente prima riusciamo a fermare questo virus, questo nemico invisibile che purtroppo ormai accompagna le nostre giornate, dobbiamo comunque proteggerci, e la protezione migliore, la protezione massima è quella di un distacco purtroppo sociale, e quindi il non frequentare gli amici, il non andare in piazza, non andare al bar, tutto quello che usavamo fare fino a ieri dobbiamo un po' in questo periodo scordarcelo, perché chiaramente siamo entrati in un girone un po' infernale, se posso dire così, perché chiaramente è un qualcosa che ci tocca tutti. È chiaro che più rimaniamo isolati, più rimaniamo nelle nostre abitazioni, e magari prima riusciamo ad uscire da questa emergenza. Poi ci troveremo tutti a festeggiare, ci troveremo tutti come prima, non abbiamo problemi, però dobbiamo chiaramente in questo momento seguire le indicazioni, che sono quelle appunto di stare il più possibile a casa, e quindi lontano, diciamo, dai centri di aggregazione. Questo è il compito un po', diciamo, più difficile. Poi abbiamo quello sanitario, perché l'emergenza, avete visto, nella vicina Lombardia, ahimè, ha raggiunto delle cifre elevate. Le cifre elevate che non vanno a toccare solamente le persone anziane, che sono quelle più deboli, ma ormai ha toccato un po' tutte quelle persone che, chiaramente, più esposte di altri, sono venute a contatto con il virus, e chi è magari fortunato riesce a passare un momento di quarantena, quindi un paio di settimane a casa, ma chi è più sfortunato va all'ospedale. Quando va all'ospedale va chiaramente protetto, e quindi va in isolamento e viene messo in terapia intensiva. Questa è chiaramente una brutta esperienza, alcuni ce la fanno e alcuni no, quindi è brutta questa situazione. Io mi sento qui di ringraziare anche tutti gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, che stanno vivendo, e il loro, diciamo così, quotidiano è proiettato verso gli altri, verso la cura degli altri, e quindi alla fine è un gesto chiaramente di fratellanza e d'amore che ci lascia, diciamo, piacevolmente stupiti, no? Vediamo delle persone che si danno da fare per gli altri, mettono a repentaglio la loro vita pur di salvare vite. Quindi questo penso che sia un messaggio fortissimo. Poi, subito dopo, ci siamo noi sindaci, perché alla fine dobbiamo controllare il territorio, prevenire i casi, e quindi cercare, no, con questo, appunto, con questi divieti che, ahimè, dobbiamo mettere sul territorio, perché i bar sono chiusi, i centri di aggregazione pure, è consentito qualcosa e qualcos'altro no, i posti di lavoro sono diventati anche pochi, se vogliamo, perché tutte le attività commerciali hanno chiuso, e quindi a ruota adesso ci sono i cantieri, e quindi molte più attività vengono giornalmente chiuse, e quindi sono rimaste le fabbriche, perché se fermiamo le fabbriche chiaramente fermiamo la produzione, fermiamo un po' tutto questo treno, no? È come fermare un treno in corsa, e quando fermi un treno in corsa chiaramente puoi farlo ripartire, ci vuole del tempo. Quindi prima riusciamo ad accorciare questo tempo, e quindi prima riusciamo a prendere e a vincere su questo maledetto virus, e prima torneremo alla vita normale. Quindi aiutateci tutti, questo è un messaggio, diciamo così, no? Un grido, diciamo, d'aiuto che noi rivolgiamo a voi, perché chiaramente le normative le dobbiamo rispettare, ma rispettandole sappiamo che facciamo del bene a noi, ai nostri amici, ai nostri familiari, perché più isoliamo il virus e meglio stiamo. Se posso aggiungere una cosa, qui con l'amico Angelo ci siamo trovati spesso, diciamo che oggi forse è la prima volta che ci vediamo di persona dopo un po' di tempo, perché anche noi siamo i primi che chiaramente devono rimanere un po' isolati. Prima facevamo delle riunioni, ci trovavamo spesso. Adesso queste riunioni sono state trasformate, le facciamo chiaramente in digitale, su delle videoconferenze quasi giornaliere, abbiamo
fatto una chat inizialmente con il direttore sanitario, tutti gli organi che prefetto, tutti quelli che partecipano a questa emergenza e tutti i sindaci. Quindi tramite questa chat dialoghiamo, chiaramente è una domanda e risposta, mettiamo dei documenti, cerchiamo di tenerci aggiornati e questo devo dire che da parte dei colleghi c'è la massima diciamo collaborazione, perché tutti sono dentro questa macchina e tutti sono molto disponibili a poter risolvere in fretta questa emergenza. E quindi abbiamo iniziato a dialogare, ci siamo catapultati da un momento all'altro in un altro mondo, un mondo che prima conoscevamo, sapevamo che c'era chiaramente il digitale, sapevamo che c'erano questi strumenti, però non avevamo mai avuto la spinta per utilizzarli appieno. Ebbene, tutte le riunioni sono state annullate e quindi si lavora più che altro con le conferenze, le videoconferenze. Oggi, notizia di oggi, stiamo annullando anche le giunte, tra un po' probabilmente saremo costretti a fare anche consigli in questo modo, però siccome da tutte le cose negative delle volte, no, viene fuori anche un qualcosa di positivo, chiaramente il positivo è che impariamo ad usare gli strumenti che useremo più avanti e magari ci facilitano la vita, no? Verso questa nuova dimensione che è quella del digitale, che in Italia sapete che siamo un po' restii delle volte a utilizzare i nuovi strumenti, quindi il nostro era il paese che era rimasto un po' più indietro. Sicuramente dopo questa emergenza diventeremo tra i primi, perché appunto l'esigenza ha fatto in modo che noi tutti imparassimo queste nuove vie di comunicazione. Ecco, quindi Angelo, se puoi aggiungere qualcosa. Sì. Allora, intanto se è arrivato qualcosa. No, al momento domande non sono arrivate. Ricordo che chi volesse porre delle domande le può fare sia sulla diretta Facebook su Comunità Pastorale Salizzaro di Bendegazà o al mio numero sia Telegram sia WhatsApp 347-0303-367. Ecco, allora, cosa succede poi anche nei comuni, no? In questo momento anche noi, come ovviamente si sta comportando anche il privato, dobbiamo comportarci noi con i nostri dipendenti e con le nostre strutture e le nostre informazioni. Quindi ovviamente il personale del comune viene ridotto e viene turnato, perché capite bene che non è possibile pensare a un regime pieno dei dipendenti, perché basta che ce ne sia uno che ovviamente ha il problema del coronavirus e quindi ci tocca chiudere il comune. Allora facciamo così, turniamo in modo da garantire comunque lo stretto necessario. Ecco, qui voglio essere chiaro, tutto quello che è posticipabile va posticipato. Oggi, almeno per 15 giorni, fino al 25 sicuro, poi vedremo, però va fatto solo ed esclusivamente l'indispensabile, l'urgente. Tutto il resto non è urgente. In questo momento qua è più urgente, scusatemi la ripetizione di parole, ma per farmi capire, è importante sconfiggere il virus, tutto il resto non ha nessun tipo di priorità. Quindi i nostri comuni sono, tra virgolette, in questo momento a lavoro ridotto in termini di presenza, però noi tutti stiamo, bene o male, come si diceva Flavio, organizzando un sistema di telelavoro in modo che comunque si possa andare avanti comunque con quello che è l'ordinario, tra virgolette, detto anche dei lavori stessi, perché comunque non si può fermare tutta una macchina amministrativa. Ecco, questo è un po' quello che si sta facendo a livello di comune, di operatività dei nostri comuni. Rinnovo quello che diceva Flavio, oggi è importante capire che la partita si sta giocando contro un qualcosa che non è visibile, e la partita che stiamo giocando la dobbiamo giocare tutti assieme, perché non è possibile pensare di fare una partita di questo genere senza condividerla appieno tutti. Qui occorre la vostra responsabilità, qui occorre la vostra capacità di capire che se non ci comportiamo come ci viene detto, non ne usciamo più o non ne usciamo più a breve tempo. Ormai siamo diventati nel weekend un popolo di artisti, navigatori, adesso siamo diventati un popolo di corridori e di camminatori. Cerchiamo di limitare questa cosa, perché più usciamo, ovviamente nei nostri pari, parlo per il mio, nei nostri piccoli comuni la cosa dell'assembramento è difficile, tra virgolette, ma voi capite bene che alcuni nostri colleghi hanno dovuto chiudere
gli argini, dove ci sono gli argini, hanno dovuto chiudere le cicro pedonali, hanno dovuto chiudere tutta una serie di cose perché comunque si creava un assembramento. Io capisco che c'è una bella giornata, però abbiamo un nemico fuori che non ci fa capire chi è. E se non ci comportiamo correttamente rischiamo di mettere in difficoltà noi stessi, i nostri cari, le persone che ci sono vicine, solo per cosa? Per non aver avuto pazienza di dire vabbè, crescerò un chilo in più stando in casa, lo metterò fuori fra 15 giorni, 20 giorni, un mese, quello che sarà, però almeno abbiamo salvato delle persone, perché qua ragazzi si parla di vita. Quindi se non capiamo questo principio, la partita è difficile, molto dura. È arrivata una domanda: è possibile avere delle citazioni sull'uso con cui verranno impiegati gli ospedali di Isola della Scala e Zebio? Sì, proprio oggi abbiamo avuto una videoconferenza col direttore generale, col prefetto, e chiaramente abbiamo parlato anche di questa emergenza che stiamo vivendo come territorio. Diciamo così, attrezzato comunque, perché ricordiamo qua il tempo passa molto velocemente e quello che è successo 2 settimane fa ci sembra un secolo, però in realtà un paio di settimane fa non eravamo nell'emergenza. Verona non aveva nemmeno un caso, tanto è vero che abbiamo fatto una conferenza con i giornalisti e chiaramente dovevamo dire sì, abbiamo tenuto dei posti disponibili, però al momento non abbiamo niente. Poi ci siamo catapultati in questa, no, in questa novità giornaliera di avere, ognuno poi nei propri paesi, anche dei casi di gente appunto che ha contratto il virus. E quindi siamo entrati immediatamente nell'emergenza. Ci è voluto pochissimo. Basta che guardiate i dati, chiaramente vedete che anche la città di Verona ha raggiunto ormai Treviso, che era quasi irraggiungibile fino a qualche giorno fa. E invece Treviso, Padova, Vicenza ci stiamo più o meno tutti allineando, perché chiaramente il virus ha questa diffusione ed è proprio una brutta bestia, perché non sappiamo ancora esattamente come si diffonde e quindi questo tenerci lontano dagli altri è solo perché può darsi che la saliva, può darsi che questo sicuramente influisca, ma anche il toccare magari delle volte può influenzare e prendere questo virus. Quindi cerchiamo di non fare tutte quelle cose che potrebbero essere, no, diciamo appunto per diffondere un virus in maniera appunto sfrenata. Cerchiamo di limitarlo. Allora, l'emergenza viene trattata non solo negli ospedali tradizionali. Noi abbiamo visto Legnago impegnato e tutte le altre strutture di Verona. Verona abbiamo Borgo Roma, che ha messo a disposizione inizialmente 50 posti letto in un unico piano, quindi lontano dagli altri pazienti, e anche e soprattutto un discorso appunto di macchinari, di ventilatori e tutto quello che serve appunto per fare stare un po' meglio queste persone che stanno soffrendo anche in questo momento. Siamo andati un po' più in là, cioè oltre ad attrezzare ulteriormente i nostri ospedali tradizionali, abbiamo diciamo nominato l'ospedale di Villafranca come emergenza, ospedale emergenza del coronavirus. Quindi l'ospedale di Villafranca adesso avrà una malattia infettiva, circa 90 posti letto che non ha mai avuto prima, e poi c'è la terapia intensiva che è stata amplificata perché adesso sono arrivati mi sembra 28 posti. L'ospedale di Villafranca sarà appunto ospedale coronavirus. Poi il piano B sarebbe quello di, speriamo che non ce ne sia bisogno, ma chiaramente li hanno attrezzati, li stanno mettendo a posto, l'ospedale di Zevio, di Isola della Scala e di Bussolengo. L'ospedale di Bussolengo 70 posti letto, era comunque un ospedale da poco chiuso, quindi aveva già a disposizione molte cose. L'ospedale invece di Zevio ha messo una parte dell'ospedale a disposizione, ci saranno circa 100 posti letto, e altrettanti sono sull'ospedale di Isola della Scala. Ebbene, nel piano B diciamo sarebbe lo sfogo per tutti quelli che hanno contratto il virus, sono andati all'ospedale, magari attualmente a Legnago e altri ospedali, ma poi andranno concentrati a Villafranca, come si diceva, usciti dalle sale di rianimazione, usciti un po' da questo incubo dove devono rimanere attaccati alla macchina per respirare, usciranno e andranno in questi ospedali, perché non potranno andare a casa perché il virus è ancora dentro di loro. Quindi chiaramente
è una zona, diciamo così, un cuscinetto tra l'ospedale dove si sono prestate le cure, quelle dell'emergenza, e la vita domestica tradizionale, quindi una specie di quarantena dentro la struttura ospedaliera. E quindi abbiamo ricavato questi posti, spero che siano sufficienti, siamo pronti anche a un piano C, cioè ci stiamo attrezzando mano a mano che andiamo avanti, perché è difficile anche sapere dove andremo a finire. Noi abbiamo avuto purtroppo, ripeto, l'esempio negativo della Lombardia, dove il virus si è diffuso tantissimo, dove abbiamo Bergamo che ormai è al collasso totale. Siamo anche pronti a ricevere dei fuori regione, perché chiaramente se le regioni vicine hanno bisogno di portare qualcuno di qua, non si può lasciare indietro nessuno. Già è una brutta cosa quella che si sente, che di respiratori purtroppo non ce ne sono a sufficienza e in certi ospedali si fa la scelta con quello che ha più aspettative di vita. È bruttissimo da dire, però bisogna dirlo, cioè questa è la condizione. Non abbiamo macchinari sufficienti perché non si pensava di arrivare a questi punti. Con quello che abbiamo lo stiamo sfruttando a pieno, se avremo bisogno anche di queste strutture chiaramente siamo pronti a metterla a disposizione come strutture, come ospedali veri e propri. Certo. E visto che si parla tanto della cosiddetta rianimazione intensiva, in realtà come Verona, cioè tutti i vari ospedali, quanti posti letto abbiamo come intensiva rianimazione, che sono i casi più gravi dopo quelli che sono più necessari e che vediamo tutta la situazione dopo complicarsi, in realtà come Verona? Allora è difficile fare un calcolo preciso adesso, magari non ce l'abbiamo sotto mano, perché anche la cura intensiva, la terapia intensiva viene svolta anche nelle sale operatorie. Ah, okay. Quindi noi abbiamo visto, per esempio, adesso l'ULS ha chiuso gli ambulatori, ha chiuso quelle che non erano urgenze vere e proprie e stiamo utilizzando le sale operatorie come rianimazioni. Quindi chiaramente il numero è aumentato. Si diceva prima di Villafranca che praticamente aveva pochi posti di rianimazione, adesso ne avrà 28. È chiaro che stanno aumentando un po' dappertutto, si utilizza il massimo possibile. Il fatto è che non ce n'erano moltissime prima, perché chiaramente non c'era questa è un'esigenza epocale, cioè è un qualcosa di imprevisto, ma proprio nemmeno essere stati diligenti potevamo pensare a una cosa del genere, e quindi le sale di rianimazione erano poi quelle appena fuori dalle sale operatorie. Adesso sono diventate tutte appunto terapia intensiva e tutte hanno i macchinari. Quindi al momento, se può essere anche questa la domanda, sono sufficienti. Ecco, questo è importante, però chiaramente ci stiamo organizzando per farne di più. Sono arrivate un paio di domande. Dunque, Cinzia ci chiede, vedo gente che va a camminare tranquillamente o gira in bici. Chiedo chiarezza su ciò che è possibile fare e cosa no. Posso è quello che continuo a dirci da giorni e giorni è stiamo a casa, quindi penso, posso dirlo anch'io. Penso che la risposta l'abbia già data Don Massimiliano, si deve stare a casa. Mi pare che oggi, adesso magari esco un attimo dalla scena e vado a prenderla, sul discorso della bicicletta, ecco, per fare l'esempio della bicicletta, la bicicletta si deve utilizzare per motivi non di farci un bel giro e mi porto in giro. Vado a vedere il paese di Salizzole, vado a Nogara, no, la bicicletta deve essere utilizzata per andare, deve essere uno spostamento giustificato ed essenziale. Quindi se mi sposto in bicicletta è perché vado a trovare i miei genitori che hanno bisogno di assistenza, perché vado nel mio posto di lavoro, perché vado a far spesa eventualmente in bicicletta, ma non perché mi diverto a fare un giretto. No, la bicicletta diventa da oggi, lo è già da un paio di giorni, non è un mezzo, è un mezzo di trasporto come l'altro, quindi deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per necessità, non per sport. Ecco, sulla questione del camminare, del correre, ahimè purtroppo come dicevo prima, il DPCM non è chiarissimo su questa cosa qua e crea molta confusione, perché contrappone tra virgolette la possibilità di fare al fatto di non fare aggregazione. Allora, nessuno, ne parlavamo oggi in videoconferenza anche con il sindaco di Verona, che è chiaro che nessuno può vietare a uno di camminare lungo la strada, per carità di Dio, però il principio deve essere quello di non fare aggregazione, almeno su questa cosa qua. Poi se mi chiedete a me personalmente cosa penso, state a casa. Certo. Questo è un po' quello che io penso.
Un'altra domanda, giusto perché proprio cose dell'ultimo minuto. Zai ha espresso la volontà di fare i tamponi a tutta la popolazione, se ho compreso bene anch'io la notizia. E si sa, c'è, non c'è questa situazione, ci sarà, è confermata, come si farà? Punto di domanda. Sì, allora per quanto riguarda i tamponi, chiaramente ricordiamo comunque il Veneto è la prima regione assieme alla Lombardia che ne ha fatti di più di tamponi fino a questo momento. È chiaro che il kit del tampone è un qualcosa di un po' complicato perché il laboratorio analisi impiega qualche giorno poi a dare il risultato e quindi gli esperti si sono concentrati sul trovare dei rimedi alternativi a questo al tampone tradizionale e quindi hanno inventato un vero e proprio kit che su un dischetto darà la possibilità di avere 8 provini e di avere in tempi molto celeri il risultato. Domani avremo una spiegazione da parte della regione, cioè Zaia si è espresso su appunto questa volontà da parte della regione Veneto di fare i tamponi al maggior numero possibile di persone. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa perché chiaramente se una persona ha contratto il virus è giusto che lo si sappia, che si protegga lui e che protegga anche gli altri, e quindi è chiaro che più ne fai più risultato riesci ad ottenere. Non credo che riusciremo a farlo a tutti perché è una cosa un po', però diciamo le categorie più a rischio, le categorie che hanno un rapporto lavorativo con gli altri, parlo degli sportelli, parlo di prima con Angelo si diceva anche i comuni, no? Danno diciamo così del meglio che possono dare, però vanno dietro le urgenze, ma è chiaro che anche soddisfare l'urgenza vuol dire tenere aperto il comune, vuol dire avere un rapporto con i colleghi e col pubblico. Quindi io a queste persone farei il tampone prima ancora degli altri e poi chiaramente a tutte le persone che manifestano anche il minimo sintomo. Il sintomo che si diceva prima, quello un po' più pericoloso, è la tosse, no? Questa tosse che viene, che a volte non ci facciamo caso, ma che adesso diventa un sintomo di quelli da tenere sotto controllo. Quindi io a tutte quelle persone che manifestano sintomi e che hanno, diciamo così, rapporto appunto con gli altri anche per motivi di lavoro, io farei volentieri il tampone. Domani uscirà appunto questa spiegazione, ci sarà una conferenza stampa proprio su questo tema. Certo. Domande al momento non ce ne sono, ricordo che chi vuole porre delle domande lo può fare o nella diretta Facebook oppure direttamente al mio numero, sia WhatsApp sia Telegram 347-0303-367. E noi come Chiesa, il nostro Vescovo, ma direttamente anche da CEI a Roma, ci hanno invitato appunto, come tutti, a evitare l'assembramento, non stiamo celebrando, le chiese di per sé dovrebbero essere tenute aperte soltanto il sabato e domenica per la propria devozione personale, e cercando appunto, abbiamo eliminato come per tutti le varie riunioni e quant'altro. Cosa potremmo fare di più, se tra virgolette se possiamo dire, sul fare, che dopo è un fare generico, ecco, anche per aiutare meglio tutta la parte istituzionale che sta cercando di tra virgolette riparare i danni sostanzialmente che abbiamo commesso 15 giorni fa, perché i risultati di adesso sono, è ciò che non abbiamo fatto 15 giorni fa. Ma allora io penso che per esempio l'iniziativa che tu stai facendo, stai portando avanti, penso che sia un'iniziativa importante perché permette alla gente di insomma, seguire la messa, pregare, avere comunque delle parole di conforto, di spiegazione, in questo caso come stiamo facendo questa sera, di utilità per quelle persone che insomma per i propri parrocchiani e quant'altro, mai in un momento come questo dove secondo me anche l'aspetto psicologico è importante, quindi avere la possibilità di comunque seguire la messa, di avere comunque la possibilità di con una cosa nuova che è quella del digitale, però ci dà la possibilità di non perdere contatto con la nostra religione, insomma, ecco, quindi questo è quello che secondo me va fatto, è quello di darci una mano, questo è quello fondamentalmente, darci una mano nel senso che a volte magari ci sono delle persone che si confidano più con voi che con noi
e pur nella segretezza della confessione, voglio dire, ma al di là di questo, sto cercando di portare un esempio all'estremo, però se ci sono problematiche, perché c'è anche quella persona che, ma sì, non ho niente, ma sì, sto bene, ma sì, no. No, la rete delle comunicazioni è importante per poter anche salvare una vita. Come si diceva con Flavio prima, oggi uno dei sintomi più importanti è la tosse. Se uno ha una tosse particolare, continua, diciamo che è importante subito attivare il triage, quindi quello che è un po' su tutti i fogli di informazione sul coronavirus dati dagli vari enti. Perché si rischia che se si crede di essere invincibili, dopo 3-4 giorni il rischio di perdere la vita perché i polmoni vanno in difficoltà è tanto. Quindi ecco, dateci una mano anche voi e cerchiamo di fare rete come stiamo facendo qua stasera. Sì, ecco, se posso aggiungere, il vostro ruolo è direi fondamentale. Prima abbiamo ringraziato gli operatori della sanità. Ringrazio, se non l'ho fatto prima, anche tutti i colleghi sindaci perché si stanno adoperando tantissimo. Cioè, credetemi, fanno degli sforzi notevoli perché anche loro hanno una famiglia, anche loro hanno le loro amicizie, quindi alla fine sono diciamo nello stesso regime di tutti quanti, quindi devono stare a casa, ma contemporaneamente devono mandare avanti la macchina amministrativa, devono mandare avanti tutti i lavori che si sono sempre fatti nei comuni, perché i comuni di fatto hanno chiuso al pubblico e fanno solo emergenza, ma il resto lo dobbiamo comunque sempre fare. E adesso vorrei spendere un ringraziamento per i cittadini, perché non so se noi chiaramente nella macchina amministrativa abbiamo i vigili, abbiamo la protezione civile, abbiamo i vigili del fuoco, abbiamo tutti quelli che ci danno una mano, i carabinieri vanno in giro proprio a dire alle persone rimanete a casa, dateci una mano a rimanere a casa, e il fatto che vedano la protezione civile in giro, i carabinieri, forse è un buon deterrente su questo, no? Però ecco, oltre a tutte queste figure vorrei ringraziare il cittadino perché ho visto che hanno capito, cioè non, a parte alcuni insomma che facciamo un po' più fatica a tenere a bada, magari anche qualche anziano che è abituato ad andare nel cimitero, abituato a fare il suo giro, facciamo fatica a dirle sta a casa, però è proprio quella fascia dei più deboli, che sono quelli più colpiti, che sono quelle persone che se arrivano ad andare all'ospedale in molti ce la fanno, ma in molti no, e quindi alla fine lo facciamo anche soprattutto per loro, tutto quello che stiamo facendo. E ringrazio tutti i cittadini che ho visto che hanno richiesto proprio ai comuni di poter dare una mano. Ecco, come te adesso, Don Max, ti sei messo a disposizione e hai detto cosa possiamo fare più di quello che già facciamo. Ebbene, voi siete proprio anche il collante tra i parrocchiani e diciamo tra le persone, no? E quindi quelle che hanno bisogno e quelle che magari possono darsi da fare. Ecco, quindi il vostro ruolo può essere fondamentale a trovare quei volontari. E noi abbiamo messo una gara, per esempio, in questi giorni, abbiamo iniziato a fare la spesa per conto degli anziani e portiamo nelle case a domicilio anche i farmaci. Quindi abbiamo bisogno di queste persone che hanno volontà. Ecco, voi conoscete i casi, sapete che la persona nel suo animo umano pensa di non avere mai bisogno di nessuno, no? Quindi difficilmente magari delle volte può venire da noi a chiedere aiuto, ma da voi magari vengono. E voi conoscete i casi, quindi quelle persone che sono appunto in categorie che devono rimanere protette, quindi per loro bene devono rimanere a casa, è meglio che non vadano a fare la spesa. Quindi la spesa la facciamo noi, la facciamo con le associazioni, ci sono i volontari, ma sapete che i volontari non sono mai abbastanza. Quindi ecco, se riuscite a darci una mano sia a segnalare i casi che anche poi a trovare delle persone disponibili a poter fare questo tipo di attività, perché è fondamentale. In questi momenti di emergenza forse viene fuori anche l'animo umano e noi italiani sicuramente su questo non siamo secondi a nessuno. Ecco, mi allaccio a quello che ha appena detto Flavio per dire che comunque anche a Salizzola appunto è stato le attività, le botteghe del posto si sono rese disponibili per fare il domicilio. Ovviamente se c'è un problema ancora più importante esiste, avete visto sul foglio che abbiamo distribuito e che c'è sui nostri siti e pagine Facebook, c'è il numero di telefono ovviamente del municipio, dei servizi sociali e quindi basta fare un colpo di telefono, ci sono particolari difficoltà, abbiamo anche noi volontari pronti a dare una mano per questo.
Ecco, una cosa che ecco, se mi è permesso, una delle cose che tra più brutte, tra virgolette, tra quelle che abbiamo fatto in questi giorni, penso, Flavio, che sia una delle ordinanze di chiusura dei cimiteri. Penso che sia veramente una delle cose più difficili delle decisioni che ho preso in questi giorni, perché capisco cosa vuol dire per andare a parlare con i propri cari, a pregare all'interno del cimitero, magari anche con situazioni che magari sono appena successe, e quindi chiudere il cimitero, credetemi, è stata per me almeno una scelta difficilissima. Però, come ci diciamo spesso tra noi sindaci, noi non possiamo, il nostro compito in questo momento qua, per quello che possiamo fare, è di non perdere nessun cittadino. Quindi questa è la cosa più importante. Sì, no, volevo solo approfittarne di questo passaggio per dire e ritornare a quello che ci siamo detti all'inizio, no? Cioè, abbiamo fatto questa comunità di sindaci, che è composta di 98 comuni, quindi non sono pochi, molti hanno esigenze diverse da quelli della montagna, del lago, della città, della pianura, quindi siamo persone che magari difficilmente anche si sarebbero incontrate se non ci fosse stata l'emergenza. Beh, attraverso questa chat ci siamo ritrovati e abbiamo deciso una cosa che secondo me è molto importante, e cioè quello che fa un comune lo facciano anche gli altri. Però se in comune fa una fesseria e si dice hai fatto una fesseria, non ti sfighiamo su questo. È successa una cosa negli ultimi giorni che è quella della pulizia delle strade. Ebbene, la pulizia delle strade, lo dico qua e lo dico perché chiaramente ne abbiamo parlato molte volte, ma è giusto ripeterlo, non serve assolutamente per il coronavirus. Il coronavirus è un qualcosa che si tramanda da persona a persona, però la strada difficilmente ci porta questa cosa. Nelle immagini televisive vedevamo appunto in Cina e in altri paesi che facevano questa disinfestazione, ma in realtà è un po' di cloro e un po' di acqua, perché sarebbe indispensabile per una buona disinfestazione sarebbe l'alcol, ma chiaramente se andiamo a usare l'alcol rischiamo poi qualcosa di molto diverso, ecco, qualche incendio magari. E quindi si usano solo questi prodotti. È un palliativo. Sappiamo che molti cittadini dicono, ma allora se l'ha fatta, che ne so, Sarizzole, deve farla anche a Nogara, perché allora vuol dire che lui è attento, io no. Bene, ci siamo messi d'accordo su questo. E vedrete che anche andando avanti, quello che farà un comune lo faranno anche gli altri. In questo specifico caso andremo a fare la pulizia, perché ho visto che tanti ormai pressano e la vogliono, però ecco, ricordate, è un qualcosa, è un palliativo che per il coronavirus serve proprio a niente. Anche perché in teoria se siamo tutti a casa non c'è nessuno fuori, quindi non c'è neanche il corona che gira, come suol dire. Un'altra domanda, comunque una domanda proprio riguardava questa. Una seconda domanda invece. Intanto ringrazio della vostra disponibilità. Si prevedono ulteriori restrizioni nei prossimi giorni o settimane, più di quello che adesso stiamo vivendo? Ci vorrebbe la sfera magica. Allora, chiaramente questo giro di vite è stato dato perché c'erano troppi posti di aggregazione e troppe persone non avevano capito la gravità del problema. Questa è la realtà. Cioè, il fatto di andare al bar, stare in piazza, parlare a vicinanze, a volte no, ci si abbracciava, ci si baciava. Adesso sapete che è stato eliminato il saluto e quant'altro, perché è il minimo. Anche dalla messa. Ecco, anche dalla messa. Perché la mano che, diciamo così, che si posa su un'altra persona, che noi non lo sappiamo, ma sapete che quante persone ci sono che hanno il virus e non lo sanno. Ecco perché il discorso di tamponi e quant'altro. Quindi anche uno in buona fede magari va in giro, no, e l'attacca a tutti, e lui magari non sa nemmeno di averlo. Quindi il fatto di non darsi la mano, di non baciarsi, di non abbracciarsi, è fondamentale. Quindi abbiamo dovuto fare queste ordinanze proprio per evitare queste cose, questi centri di aggregazione che portavano comunque a un dire ma tanto non succede niente. Io ho sentito purtroppo anche qualcuno, anche di giovani, che diceva ma tanto io sono giovane, ho tanti anticorpi, io anche se lo prendo non muoio. Può essere, però può essere anche ma che vai a casa, lo attacchi ai genitori, lo attacchi ai nonni, e poi che senso di colpa ti viene se hai fatto una cosa del genere? Quindi è meglio evitare. Quindi tutte quelle ordinanze che sono state fatte finora sono proprio per questo motivo, cioè per il bene comune, per il bene di proteggerci.
Quindi non sono cose che ci svegliamo la mattina e diciamo buttiamo lì e facciamo un'ordinanza così la gente sta a casa, no, per morbinghi dire in dialetto. No, lo facciamo perché c'è un problema sociale enorme e quindi se non riusciamo a capire questo, chiaramente dobbiamo imporlo. Ecco, se posso aggiungere un'altra cosa, sul discorso sempre se ci saranno altre restrizioni, penso che la cosa si capirà nei prossimi giorni, nel senso che se tutti gli algoritmi matematici, ormai lo sappiamo, danno il picco nei prossimi 7-8 giorni, bene o male, questa è un po' la forbice, quindi se i numeri passati questi giorni caleranno, allora, oppure comunque si stabilizzeranno e cominceranno con una parabola discendente, bene, altrimenti probabilmente potrebbero essere prese altri provvedimenti, però chiaramente questi li aspettiamo tra virgolette dall'alto. Ecco, una cosa che mi fa piacere di aver visto oggi magari in qualche chat, mi sembra che anche i supermercati abbiano capito che devono chiudere, perché sennò la domenica si sta verificando ancora il problema faccio una battuta, ma poi non è neanche tanto una battuta. Se dobbiamo andare a fare la spesa, ci deve andare in uno per famiglia, perché già se uno comincia ad andare in giro in tre o quattro in macchina non rispetta più la famosa distanza del metro. Bene, ovviamente purtroppo ci sono ancora delle coppie di persone che vanno, addirittura per non farsi vedere che sono insieme prendono un carrello, uno un carrello e l'altro un altro carrello, quindi ecco. Il principio di dire, detta anche in dialetto, ma mi sono più sicuro che la fa o notte della fea ti detta in dialetto, quindi questo è il problema che dobbiamo capire. Stanno, quindi si va verso anche la chiusura dei supermercati, questa secondo me è una bella cosa, perché altrimenti ci troviamo ancora la domenica con tanto movimento. Parliamo solo per la domenica? Solo per la domenica. Perché il sabato restano ancora aperti. Certo, perché c'è chi lavora e può soltanto il sabato magari. Sì, però è giusto che siano chiusi, io condivido questo fatto, perché il centro di aggregazione poi diventa il supermercato. Io ho fatto la spesa questa mattina, perché ieri non mi sono mosso da casa, e questa mattina ho visto ancora delle persone che maneggiavano i carrelli senza protezioni, senza guanti, senza mascherina, cioè come non fosse niente, e trovavano un amico e si mettevano lì a parlare. È negativo questo. Cioè, se andate al supermercato, mettete i guanti. Prendete, se non li avete o li avete dimenticati, prendete quelli della frutta, no? Ci sono sempre nei supermercati quei guanti che ti proteggono. Prendete quelli lì e portate avanti il carrello con questi. E se avete la possibilità di avere indossare una mascherina, meglio, se no basta anche un foulard. Cioè, non è comprovato che se io metto della stoffa o del cotone, no, il virus comunque passa. No, non è così. È un virus, per fortuna, che ha delle dimensioni particolari, quindi fa fatica a passare attraverso i tessuti. Quindi anche se non avete la mascherina, portate un foulard, fate due giri, tre, poi una volta arrivati a casa lo lavate. Ecco, queste sono piccole cose che però se ci abituiamo a fare magari sconfiggiamo meglio questo virus. Infatti ho visto tanti genitori, anche perché c'è da fare qualcosa con i figli, realizzano a casa le mascherine colorate, così anche per renderlo i nostri ragazzi, come si può dire, un po' attivi, ma anche un po', crearci il gioco attorno, però insomma qualcosa. Un'altra domanda, dai telegiornali ci suggeriscono la questione della donazione del sangue. Allora, chiedono donazione del sangue, come funziona ora, grazie? Cioè, nel senso, si fa sempre riferimento alle relative AIDO, FIDAS, quant'altro, ci sono altre occasioni un po' particolari, chi bisogna contattare? No, si prosegue come si sta procedendo adesso, quindi la FIDAS, l'AIDO, quello che è. Penso che su questo stanno anche la donazione di organi. No, si prosegue ancora, si può, chiaramente anche loro faranno tutto quello che è previsto per la messa in sicurezza di chi preleva e di chi va ovviamente a dare sangue, quindi non c'è nessun cambiamento su questo punto di vista. Donare sangue va bene, continuate a farlo, chiaramente nello specifico del coronavirus no, nel senso che non è una cosa che, però tutto il resto va benissimo, quindi continuate a farlo e con i canali soliti sostanzialmente. Un'altra domanda, al momento non c'è, ma può essere prevista anche la chiusura di strade
all'interno dei nostri paesi attuali, sebbene non c'è più la logica precedente della zona rossa, quindi chiusa, ma siamo tutti in zona rossa, che dopo zona protetta, o io dico anche dosi protetta ogni tanto, perché la nostra Italia è bella, insomma, almeno ci tiriamo su un attimo. Allora, noi ci siamo abituati a vedere la zona di Codogno e del Vo' chiuse come zone rosse. Purtroppo abbiamo altre realtà in questi giorni che sono diventate zone rosse come quelle, perché diffusione del virus in modo massiccio in un paese anziché un altro, quindi alla fine questi paesi anche diventano zona rossa e quindi più protetta rispetto ad altri. Al momento non abbiamo segnalazioni di dover chiudere strade o quant'altro, anche perché abbiamo ancora le attività in piedi, quindi chiaramente chiudere le strade vorrebbe dire che il trasportatore non sa più che strada fare per raggiungere, no, le aziende o quant'altro, e quindi non abbiamo posti di blocco. Sì, però, cioè, i posti di blocco, io ho visto la finanza, i carabinieri, i nostri vigili urbani, cioè cerchiamo di far transitare le persone che veramente devono andare al lavoro e quelli che devono trasportarci le merci. Una cosa, si parlava prima dei supermercati, non c'è nessun problema di rimanere senza scorte, ok? Allora, quelli che ormai sono andati 1000 volte al supermercato, perché purtroppo il problema non è andare una volta in due, il problema è che la stessa persona va 10 volte al supermercato, prende qualcosina e va fuori, no? Tutto così. Quindi questa fobia del cibo non deve esserci. Ci sono sicuramente dei cittadini, io non sono andato nelle singole case, ma che ormai dentro le loro dispense hanno più cose del supermercato. È un'assurdità, perché poi c'è una scadenza e quant'altro, non è questo qua un regime in cui da domani mattina, oddio, chiudono il supermercato e io almeno mi salvo. Siamo tutti sulla stessa barca. E quindi, se le attività sono ancora in produzione, se i trasporti ci sono ancora, se i supermercati sono ancora aperti, se chiudono la domenica solo per non creare aggregazione, non perché non hanno merce, vuol dire che possiamo stare tranquilli. Ecco, quindi la fobia del supermercato, oddio, devo andare a fare la spesa, se no non ne trovo più, non esiste, come non esiste neanche che le sigarette non ci siano più, perché anche dai tabaccai abbiamo visto queste scene. E quindi fare incetta di prodotti, pur di averli e dire ma io almeno per 20 giorni, 15-20 giorni li ho, è un problema che non esiste. Chiaro che piuttosto di andare 10 volte al supermercato in un giorno, è meglio andarci una volta per 10 giorni. Questo è sicuramente un messaggio da dare. Bene, intanto mentre stavamo parlando, fate conto che già qualcuno ha dato disponibilità per poter aiutare a portare le spese, insomma, quindi è una bella cosa, mi hanno già contattato e dopo riporterò i relativi numeri in comune a chi, ecco. Al momento non ho altre domande direttamente, e penso che ormai i discorsi più o meno tornano sempre quelli. L'attenzione all'igiene, a non fare l'assembramento, a rimanere a casa, cose che continuano a dirci, insomma, in 3 settimane, perché da Carnevale qui sono passate 3 settimane, però nonostante tutto la fuga tra virgolette c'è, è come dire, quando tu vieti alla persona qualcosa sicuramente va a cercare di farla, ok, quella cosa lì. Una cosa da prete che percepisco da parte della gente è un po' la paura dello sconosciuto, ma tutti a livello paura umana, cioè siamo tutti nella stessa condizione di dover trattare con qualcosa che ci manifesta deboli, ci manifesta non capaci di affrontare la cosa, ma perché ci viene tolto il nostro orgoglio, la nostra superbia di dire ce la posso fare da solo. Anzi, adesso ci viene chiesto di più di essere collaborativi, di fare squadra, di stare insieme, di anche manifestare le nostre fatiche, tra virgolette, le nostre paure, ma in questo non tanto per creare più panico, ma per creare sostegno uno con l'altro. Quindi, cosa volevo dire? È necessario appunto creare interazioni sane, ma anche aiuti belli tra di noi. Cercare davvero che ognuno prenda in mano il proprio dovere civico e anche religioso, perché insomma siamo qui per fare il bene e il meglio da parte di tutti, per tutti, ma anche l'attenzione davvero a se stessi e anche all'altro. Se non abbiamo questo, i risultati già li abbiamo avuti. Come ho detto, adesso stiamo
verificando il risultato di ciò che abbiamo mica fatto 15 giorni fa, sostanzialmente. Se fossimo forse stati più attenti tutti quanti, magari qualcosa in meno, ecco, poteva magari scoppiare qualcosa, però magari in altra maniera. Adesso tocca a noi davvero fare la differenza, ma nell'impegno di chiunque, tutti devono fare la propria parte, ascoltando ciò che le amministrazioni ci dicono, ciò che chi sta studiando, chi ci sta perdendo anche notti, tra virgolette, per stare dietro tutta questa situazione, ci suggerisce, ma cercando appunto anche di portare avanti, ecco, un messaggio che l'Italia è la patria del volontariato, uno, ma soprattutto che ce la può fare, perché l'Italia ce l'ha sempre fatta, se si fa insieme questa cosa qui. Se avete altre cose... Le cose sono molte, chiaramente, perché il momento è questo, però c'è una cosa importante che vorrei dire. Noi qui siamo in due sindaci, rappresentiamo questo territorio e per il momento, se si può usare la parola fortuna, siamo stati fortunati che al momento non abbiamo casi, al momento. È chiaro che abbiamo visto come si sta prendendo piede, no, questo dilagare purtroppo di nuovi casi, molti colleghi sono stati, diciamo così, da tempo interessati a questo, altri ne sono arrivati ieri, oggi, e andando avanti ci saranno. Ecco, un consiglio lo dico a tutti quelli che ci stanno vedendo: se anche avremo dei casi, siamo pronti a risolverli, perché conoscendo le persone, le ULS mettono a disposizione del loro personale per seguire non solo la persona che ha purtroppo contratto il virus, ma anche i familiari e la rete degli amici. Ci pensano loro. Quindi un messaggio, se posso darlo in conclusione, è quello che se anche domani dovessimo vedere dei casi che interessano il nostro territorio, non vi allarmate, okay? Non assillate i sindaci, perché noi non possiamo dirvi nomi e non lo faremo mai, nemmeno sotto tortura, perché è giusto che sia così. Non possiamo dare la caccia all'appestato, all'untore, no? Dobbiamo trattarli come noi, perché sono persone che sono state meno sfortunate, no? Noi siamo fortunati a non averlo, però non è che dobbiamo additare. Questa è la cosa proprio che vorrei dire. Quindi, anche se dovesse succedere domani, noi siamo qui, la faccia ce la mettiamo sempre, però è inutile che chiedate nomi o quant'altro, perché non ve li daremo. Le persone interessate saranno protette e saranno, diciamo così, monitorate dall'ULS, senza bisogno che noi interveniamo in nessun modo. Prego. Sì, ecco, giustamente Flavio, tra l'altro è da oggi che praticamente noi saremo messi a conoscenza dei nomi, perché fino a ieri era una cosa che riguardava solo l'aspetto della sanità. Quindi, tra l'altro, ci viene dato anche questo ulteriore peso, ma penso che sia giusto che i sindaci abbiano i nominativi, perché comunque sia poi conoscono bene il territorio e possono essere d'aiuto anche alle stesse unità sanitarie per le indagini o quant'altro, perché chiaramente più si lavora di squadra e di team e meglio è. Quindi, però, come diceva Flavio, è una cosa che resterà dentro di noi e non, sicuramente noi non avremo, non ci chiedete nomi o quant'altro, non mandateci messaggio, ma ho sentito e lo quello là. No, io, lui e chiunque altro sindaco non vi darà mai nessuna notizia su quelli che possono essere questi. Il concetto che diceva Flavio è questo: è una persona malata che deve essere tutelata. Quindi, ecco, l'altra cosa, per quanto la situazione sia complicata, per quanto ci sia chiaramente paura di un nemico che non si conosce, mantenere sempre la calma e la tranquillità. Sicuramente da oggi fino a venerdì i numeri saliranno, è inutile che ce lo nascondiamo, stanno salendo. Però era comunque, ecco, questa è una cosa, era un picco di cui si parlava già da tempo, quindi ci siamo preparati, la sanità si è preparata, siamo tutti sul pezzo, quindi mantenere la calma, non spaventarsi, perché il Veneto adesso ha, o Verona ha 70 casi in più, anche perché poi bisogna sempre, come si dice, analizzare l'informazione, perché i 70 casi possono essere casi che non hanno particolari problematiche, magari di questi 70 casi ce ne sono 3 che vanno in rianimazione, altri che possono... Cioè, non facciamoci fuorviare anche dal dato eclatante che spesso e volentieri, ovviamente, i mass media ti danno come prima botta. Attenzione, insomma, ripeto, i 70-80 casi vanno analizzati, bisogna capire
tutta una serie di cose, da dove provengono, se sono sintomatici, l'età, cioè su tutta una serie di cose, ma che comunque vanno analizzate. Quindi non spaventiamoci se i numeri cresceranno. Era nella previsione, purtroppo si sperava che la previsione sbagliasse, ma era nella previsione. Quindi ci siamo, la provincia di Verona sta rispondendo bene e siamo pronti a dare, noi sindaci siamo sul pezzo, e quindi per qualsiasi cosa penso, Flavio, che noi ci siamo. Ecco. Certo, grazie, certo. E quindi grazie a Don Massimiliano per la... Certo, anche io volevo ringraziare chi mi ospita nel suo comune, che è Angelo Campi, che oltre ad essere un sindaco, un collaboratore, è anche un amico, e quindi ti ringrazio. E Don Max, perché so che stai facendo questo, ma anche tante altre cose, tante iniziative, ti seguo da tempo, e quindi in bocca al lupo anche per il futuro, perché c'è bisogno di gente come te e col tuo ruolo. E chiaramente io sono disponibile a venire ancora, magari più avanti, se ci sarà la volontà, la necessità, siamo sempre qui per collaborare. Io ringrazio chi ci ha ascoltato finora, perché il fatto che qualcuno abbia già dato il numero testimonia il fatto che ho fatto bene a ringraziare i cittadini, perché veramente ho visto un qualcosa di muoversi che non mi aspettavo. Cioè, questa mattina ho ricevuto due telefonate di aziende anche molto importanti del territorio, che si sono messe subito a disposizione, hanno detto: io ci metto lì dei soldi, dimmi cosa c'è da prendere, se ci sono i ventilatori prendo quelli, se c'è qualcos'altro prendo qualcos'altro, voglio partecipare perché me lo sento dentro. Come azienda noi dobbiamo ringraziare il territorio che ci ha fatto produrre fino ad oggi, adesso c'è la necessità e io ci sono. E come loro anche tante piccole associazioni che magari non hanno le stesse disponibilità economiche, ma che 1.000-2.000 euro li hanno messi lì, hanno detto: Flavio, pensaci te, dici cosa dobbiamo prendere, e noi ci siamo. Ecco, i cittadini che rispondono adesso dicendo mi rendo disponibile, chiaramente è un qualcosa, è un messaggio importante che ci fa bene all'anima. Grazie. Beh, da parte mia ringrazio di essere venuti qui in queste nostre piccole cose, ma anche necessarie. Volentieri magari ci rivediamo o lunedì o martedì prossimo, così magari settimanalmente possiamo avere anche degli aggiornamenti in generale. Ecco. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, che hanno fatto domande, che ci hanno ascoltati in questa oretta insieme. E vogliamo terminare affidandoci a Maria, che comunque è Mater Salutis, e vogliamo davvero chiedere e invocare lei che ci protegga e ci custodisca sempre, tutti noi, la nostra Italia, le nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata. E avevamo la preghiera in famiglia cislitta e per stasera saltiamo. E ci vediamo o stasera o più tardi oppure domani con le altre iniziative. Buona serata a tutti e buona cena. Grazie.